Signore è presente. Il Signore è l'Iddio della nostra giovinezza, anche quando cresciamo, quando diventiamo grandi e anche in tarda età. Il Signore è sempre il nostro Dio. E noi crediamo che anche nella nostra vecchiaia il Signore ci dà grazia di portare molto frutto. E io sono convinto di questo, perché non sono i miei pensieri questi, sono quello che Dio dice nella sua parola. Amen. Non scoraggiamoci, fratelli e sorelle, c'è un grande lavoro davanti a noi. Zorobabele, Giosuè e tutto il popolo del paese, dice il Signore, mettetevi a lavoro, non fermatevi, non gettate la spugna, non scoraggiatevi. E voglio proprio considerare questo aspetto: se noi dovessimo contare sulle nostre forze, allora dovremmo controbattere a Dio e dovremmo dire: Signore, ma dove la prendo questa forza? Dove stanno le risorse economiche per andare a ricostruire? Dov'è un re che ci governi, che ci guidi? Dov'è il popolo che è tutto smarrito? Chi lo radunerà? Chi incoraggerà? Chi li stimolerà? L'invito era proprio questo: ad ascoltare la parola di Dio, perché il Signore è colui che diceva: il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. E da qui viene la nostra forza, è qui che possiamo recuperare tutto ciò che pensiamo di aver perso, perché Dio li stava talmente incoraggiando. E queste non sono frasi solo per stimolare e per incoraggiare, punto e basta, ma Dio gli stava dicendo che la gloria di questo tempio, di questo tempio che sarà ricostruito, sarà maggiore del primo tempio. Dio fa cose straordinarie e meravigliose, fratelli e sorelle. Non dubitiamo, continuiamo a credere.